A Cassinone è la domenica delle prime volte ed eccola allora, bellissima, la prima vittoria dell'esordiente primo anno Paolo Roveri, che regala in casa una grandissima gioia a tutta la Fulgor Seriati, che ha organizzato questo 32esimo trofeo Pietro Rossi alla memoria, con la preziosa collaborazione del gruppo Alpini locale. Al via 46 atleti, si comincia con un minuto di raccoglimento in ricordo del giovane motociclista Andrea Antonelli, poi si parte con la sfida agonistica. Dopo una prima fase tranquilla nel corso del secondo giro nasce l'azione che poi risulterà decisiva. Allunga Roberto Pasta della Palladina, su di lui si riportano con un grande sforzo Paolo Roveri della Fulgor e Aaron Tessaro della Pagnoncelli. Poco dopo rientra anche Paolo Rocco della Corbellini Ortofrutta. I quattro se ne vanno, Roveri ha la gamba giusta e lo dimostra scollinando per primo al GPM di Cantalupa. Poi prende in testa la volata e va a vincere in modo autoritario davanti ai tre compagni di fuga. Secondo Paolo Rocco, terzo Roberto Pasta e quarto Aaron Tessaro. Quinto, a 45 secondi, regola la volata del gruppo Simone Pianetti dell'US Palladina. Poi nell'ordine Francesconi, Salvetti, Tironi, Berzi e Mazzolini. Questo il racconto del vincitore. Al secondo giro, più o meno dove c'era la rotonda, siamo partiti in tre. Dopo ci ha raggiunti Paolo, Rocco, e alla Cantalupa ce l'ho fatta ancora vincere. Dopo abbiamo fatto tutto in volata e sono arrivato anche lì primo. Una vittoria speciale in casa, abbiamo detto, la dedica a chi va? Ai miei allenatori, alla mia squadra e a mio padre.